un ritmo così impossibile da non riuscire a stare a ruota in questo momento. Secondo me tra 4, 5, 6 km il gruppo proverà un'accelerazione un po' più forte, anche perché se è vero quello che abbiamo detto fino adesso, che i vari Menchov devono comunque provare qualcosa, sicuramente un attacco lo devono fare. Non possono pensare di staccare di ruota gente come Nibali soltanto in progressione. Poi allora, per esempio, oggi un altro dei nomi che noi abbiamo fatto, i nomi famosi, però Ezequiel Mosquera, che alla Vuelta ha sempre fatto bene. Mosquera ha un ritardo di 1.20, un ritardo accumulato per una giornata storta. Lui l'ha detto, non mi sentivo così bene, ma a conto di rientrare quanto prima a una distanza addirittura minore in classifica generale, 1.20, che già è poco di suo. Ezequiel Mosquera oggi è una di quelle tappe che potrebbe farsi vedere. Mi pare di aver visto appunto sul sito della Vuelta proprio stamattina che aveva dichiarato che oggi voleva far bene. Sì, sì, assolutamente. All'inizio, quando ci sono le interviste del prima del foglio di firma, mi sembrava di aver letto che lui oggi voleva veramente far bene. Poi Vincenzo Nibali questa mattina ha detto ieri, praticamente prima atto del Radpenat, che era la salita quella di ieri, ho sofferto un po' all'inizio, perché all'inizio la Sacco Beu Galizia, proprio la squadra di Mosquera, aveva fatto un ritmo veramente forte, e sai, dopo il giorno di riposo per me non è così semplice riprendere immediatamente il ritmo. Nibali non è lo scalatore classico mingherlino e minuto, ha un fisico un po' più da passista scalatore, dice, però poi una volta preso il ritmo, intanto attenzione perché quasi Ushovd nella parte bassa del teleschermo, ora non si vede più, quasi si scontrava con un corridore tentando di risalire posizioni, probabilmente guardava verso il basso, uno davanti lentissimo, probabilmente comincia anche a accusare un po' di fatica. Probabilmente no, beh, ma io credo che Ushovd proprio oggi tra i corridori, diciamo, non interessati, tra i non scalatori, sia uno di quelli che faticano meno, perché Ushovd veramente ha una grande tenuta. Mentre vediamo Cavendish invece con la sua maglia verde, ovviamente là dietro probabilmente lui, Bennati, insomma i vari velocisti, tanti velocisti importanti che ci sono. E secondo me Freire, che è l'uomo invisibile di questa Vuelta, come quando ha intenzioni veramente grosse e velleitarie, perché tu l'hai mai visto, a parte quelle inquadrature a 100 km dall'arrivo, Freire scompare. Se scompare, di solito è un buon segno per lui, perché Freire ha questo modo proprio di testarsi, e quindi può darsi che anche oggi Freire, insomma, magari nella prima parte provi a stare un po' con i primi per poi scomparire oggi, ovviamente nell'anonimato, che è la sua strategia da sempre. Però lì, insomma, nel treno Rabobank, lì anche lui non lo mettono davanti a prendere aria in faccia, c'è, sta facendo un po' di fatica, insomma, anzi se non sbaglio è anche in seconda ruota adesso, seconda o terza ruota in questo momento. C'è la consueta mail di Remo, il nostro tifoso dell'Euskaltel Euskadi, che insomma anche lui è d'accordo con la nostra analisi, cioè che Purito Rodriguez non va bene per le salite un po' più lunghe, e lui dice, sono un suo tifoso, ma anche Igor Anton è molto forte sulle grandi pendenze, ma sulle salite lunghe rende qualcosa a corridori come gli accennati Menchov. Schleck io non lo vedo così scalatore come si dice, si parla di Schleck come se fosse uno scalatore. Io sulle salite vere di montagna Schleck lo metterei personalmente un gradino sotto ai Nibali, a Nibali stesso, ovviamente a Menchov e ad altri scalatori. Sì, anch'io la penso. E la Vuelta la vince lo scalatore di solito, parliamoci chiaro. Lo scalatore è che va bene a cronometro. No, sono d'accordo con te. Non è, almeno negli ultimi anni si è visto un Franz Schleck sempre soffrire un po' il ritmo nelle salite lunghe, e ha sempre perso contatto dai più forti. Qui è il capitano e insomma noi rispettiamo i suoi gradi, insomma, quindi come tale deve fare qualcosa, insomma, non può subire la corsa al 100%. Vediamo ancora i due fuggitivi, grande merito a loro naturalmente di aver animato via più questa tappa, perché probabilmente la media sarebbe inferiore se non fosse per loro che sono andati in fuga, perché abbiamo meno di 40 orari, oggi c'è una qualche ragione, 39.700 erano praticamente a inizio collegamento, rimarremo sotto i 40 orari e ovviamente 17 km e 700 metri, ormai 7 km e 7 all'inizio della salita così come è considerata da regolamento, cioè la salita ufficiale misura 10 km, anche se come vedete anche qui non è che sia proprio pianura. Qui vediamo l'interno di Andorra che ci ricorda altri piccoli stati che stanno molto bene economicamente, insomma tu hai detto una zona franca, insomma Andorra fa parte di quei principati a regime fiscale differente, perché la famiglia reggente ne ha abbastanza per non chiedere
tasse ai propri cittadini, tant'è che tutti vanno a vivere lì e portano i propri soldi, insomma, è la cosa continua. 2-10 intanto, il gruppo che si sta sempre avvicinando, ma sono sempre Ciò Pecerella davanti. Guarda la fila indiana, ora il gruppo chiaramente approfittando di quest'ultimo tratto di pendenze dolci, quindi leggerissima salita, il gruppo sta dando l'ultima accelerata e poi ovviamente i migliori contano, probabilmente non che il gruppo, non sul fatto che il gruppo vada a riprenderli prima dell'inizio della salita, ma nel corso della salita ovviamente, due corridori stanchi da 150 km in fuga, sulla carta dovrebbero cedere qualcosa ai capitani che finora sono stati al coperto, ma lo vedremo tra poco. Ora non è ancora la salita conclusiva, però come vedete pianura oggi poco e niente, e questo è Mark Cavendish che naturalmente è tra i primi a lasciare la compagnia, ma è ovvio ed è prevedibile. Sì, non avrebbe neanche senso che lui si tira al collo per rimanere col gruppo, insomma, sarebbe stupido. Vediamo qua il gruppo attraversare l'abitato di Andorra. Piano piano la Rabobank stava comunque aumentando il ritmo, ottenendo un ritmo alto, e piano piano la selezione viene fatta dal dietro. Osservazione interessante quella di Alessandro, il nostro scommettitore, dice ma sì, però ha vinto anche Ballan, che non è uno scalatore puro ad Andorra. È interessante, dipende, sai, dipende da come si dipana la corsa. Beh, se la corsa, ci sono i capitani delle squadre che oggi hanno deciso di darsi battaglia perché Menchov vuole rientrare in classifica eccetera, allora è difficile, perché se il gruppo, come vedi, affronta a tutta l'inizio della salita, difenda difficile per un corridore anche alla Ballan che ha vinto qui andare a vincere. Dipende da come la si affronta, perché una salita cambia a seconda di come la prendi. Assolutamente, ma è anche vero che Ballan non è proprio uno fermo in salita. No, 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 però io questa, dicevo che questa non, ricordiamo, ricordiamo le pendenze, cioè c'è una pendenza massima del 9,8% e media del 6,5%, quindi è una salita dove persone come Ballan non le stacchi così. No, non le stacchi facilmente, ma ripeto, secondo me dipende molto da come è andata la tappa e certo, da come affronti le assolutamente, prime rampe. Assolutamente, assolutamente. Però vedremo, Alessandro, tu giustamente sei uno scommettitore, tieni conto di tutte le varie possibilità, io vado a una probabilità statistica che a me sembra maggiore. Intanto i due fuggitivi, guarda quanta gente, tantissimo pubblico a bordo strada, e questo è sempre un piacere immenso, ormai sotto i due minuti. Abbiamo qui un corridore della Garmin Transition che si era avvantaggiato di qualche metro, perché c'è uno sprint intermediario, infatti è Tyler Farrar là davanti per la Garmin Transition, proprio per ragioni di sprint era posizionato lo sprint intermedio che dà, ricordiamo, punti a buoni, chi punta la maglia verde naturalmente questi sprint li fa tutti, Farrar aveva già sprintato anche ieri, e questo sprint intermedio posizionato proprio all'interno dava 6, 4 e 2 secondi o 3, 2 e 1 punto per la maglia verde. 1,19, ormai il vantaggio è veramente minimo, affronteranno, come vedete la salita è già iniziata, anche se ufficialmente dura, è lunga 10 km, è già iniziata da un po' di chilometri, è già qui come li vedi, insomma sicuramente non hanno la freschezza di uno che è stato al coperto, però insomma pedalano ancora in maniera... Credo che stanno aspettando di essere riassorbiti dal gruppo e... Dici prendendo... che neanche loro ci credano più di tanto? Io credo secondo che me lo stanno prendendo con filosofia. Questa sì, è la mia non stanno impressione. Andando alla morte, in effetti, stanno andando con la loro regolare andatura per non esagerare, per poi trovarsi in difficoltà vera per arrivare al traguardo in un tempo insomma decente. 1,10 praticamente, ora si mette a lavorare anche l'Omega Pharma Lotto, mentre vediamo Greg Abol nella coda del gruppo. Lui si difende bene su tutti i terreni, ma non è uno scalatore sicuramente. Qua ancora Johnny Walker, che è il preferito del regista con l'88, ed ecco Greg Abol. Peccato, Petacchi si è ritirato proprio nel momento in cui il treno aveva preso forma. Aveva preso i meccanismi giusti con Abol, Furlan, Hondo e poi Alessandro Petacchi. Vedremo insomma come si organizzerà la squadra. Omega Pharma Lotto là davanti adesso a fare l'andatura in questa fase. Beh, è una squadra che ha un paio di corridori che potrebbero far bene oggi, l'Omega Pharma Lotto, quindi secondo me sì, sai, anche... le pendenze, ricordiamo, le pendenze non sono così terribili, è una salita lunga ma non ha i 20% che abbiamo visto nei giorni scorsi, 20-22 addirittura in alcune delle giornate scorse, quindi non diamo nulla per scontato, anche perché
magari hanno molta fiducia in questo atleta che in classifica generale non è, è tutt'altro che lontano, solo 54 secondi, Jean-Christophe Perrault. Ed eccoci signori, queste sono leggermente registrate, queste immagini ci mostrano il solito, oserei dire, Dmitry Fofanov, corridore dell'Astana, che ci ha provato in quasi tutti i finali di tappa, praticamente quelli un po' più impegnativi. Fofanov è scattato dal gruppo, non in questo momento, quando vedete, sono immagini leggermente registrate, di pochi secondi, e l'attacco di Fofanov che ha guadagnato un po' di vantaggio e si è lanciato all'inseguimento dei battistrada, e come vedete è a ridosso praticamente di Chop e Cherel, ma il gruppo è subito dietro. Dmitry Fofanov ci prova anche oggi, prova quasi sempre Fofanov. Sì, negli ultimi giorni ci ha quasi sempre provato, quindi onore al merito. No, no, ma ci prova poi sempre Fofanov, che non è un ragazzino sicuramente, quindi evidentemente vuole, è l'uomo della squadra destinato a queste azioni personali. Una Astana che per quanto riguarda la classifica generale è piuttosto lontana, è migliore di Achenko a 4.27, ma non appare insomma avere l'uomo giusto per vincere o per andare a fare bene in classifica generale. Ha molte punte, tra queste si è messo un paio di volte in evidenza Enrico Gasparotto, abbiamo visto Alan Davis che potrà fare bene, Fofanov è a 30 secondi dai due battistrada nel frattempo. Però insomma poche punte, a parte questi uomini che abbiamo citato per l'eventuale vittoria di tappa estemporanea, deve fare così l'Astana. Intanto vediamo i due battistrada, come vedete sono ancora insieme, un tratto di leggera salita, c'è Fofanov alle spalle, il gruppo però è non molto distante. Intanto salvo, volevo salutare Alberto Tomba che ci sta seguendo, mi ha mandato un messaggio, lui che insomma in terra di Spagna ha vinto un mondiale a Sierra Nevada. Beh, quindi direi, Sierra un salutone Alberto. Beh, fa piacere, insomma è uno spettatore interessante da sapere in ascolto. Lo salutiamo caramente ovviamente Albertone, con le sue 50, con la vittoria che uno dice sì, uno dice no in Coppa del Mondo, ha regalato all'Italia un decennio di emozioni indimenticabili e non ce le dimentichiamo sicuramente. Vediamo il gruppo in questo momento, invece ormai le distanze si sono estremamente ridotte, davanti Johan Chop e Michael Cherel a 30 secondi Fofanov e poi a meno di un minuto, a 50 secondi praticamente, il gruppo che vediamo inquadrato con gli uomini del Team Katyusha nelle prime posizioni. Ci sono tutti, c'è anche Pozzato in questo gruppetto, c'è Kolobnev con la maglia di campione russo, poi vediamo spillare il gruppo, vediamo se c'è qualcosa di particolarmente rilevante. Vedi che la salita è già iniziata comunque. Tom Danielson nelle prime posizioni, migliore in classifica generale, lo statunitense che ha già partecipato tre volte al Giro d'Italia. Intanto sempre 30 secondi fra Chop, Cherel e Fofanov. Qui vediamo Daniele Bennati che ovviamente a questo punto, come ha fatto Cavendish precedentemente, cioè si mette a un ritmo fatto per lui, mentre Philippe Gilbert ce lo segnalano in coda al gruppo anche lui, ovviamente era davanti fino a quando si poteva, quando c'era lo sprint per intermedio, però ora credo che molti veramente diranno andate voi che ci vediamo dopo, anche perché tra poco Angelo Furlan abbiamo visto per la Lampre Farnese, sì, tra poco inizia la salita, sembra una presa in giro perché come vedi vanno già in salita, però quello ufficiale inizia più tardi, ovviamente diversi corridori, anche Fredrik Willems si attarda, qui vediamo sui corridori che perdono contatto, qui siamo con Julian Dean che ha vissuto una prima settimana terribile, pessime condizioni, auguriamo di riprendersi al neozelandese. Abbiamo visto anche Fernandez, però adesso diventa molto interessante stare sulla testa del gruppo, va bene vedere chi si stacca. Ushovd, beh, ce lo si aspetta naturalmente in questa posizione. Sì, è meglio che... Anche se poi vedi che tiene, quindi vuol dire che lui ha una sua tabella che vuole seguire anche in questi arrivi che non sono esattamente i suoi. Johan Horrach, intanto lo spagnolo, vincitore a Sestri Levante al Giro d'Italia, in prima posizione, dietro di lui Kolobnev, poi c'è anche Karpetz. C'è sempre Karpetz. C'è sempre, là davanti c'è sempre. Tom Danielson, abbiamo detto, tra i corridori della Garmin, poi il solito gruppetto della Castepagna, guarda, Ushovd, questo è proprio... Tiene duro. Lui sta rifinendo proprio, anche lui è uno di quelli che cercano la buona condizione decisamente. Intanto attenzione perché mi sembra proprio il numero 71 di Igor Anton qui in coda al gruppo, e questa non è sicuramente una notizia positiva per i tifosi della squadra basca. Eccolo qua, è proprio Igor Anton
che oggi evidentemente non ha la forma dei giorni scorsi che gli ha permesso di indossare la maglia di leader e di vincere una bellissima tappa con un arrivo praticamente su un muro. Johan Horrak ancora a fare l'andatura in testa. Vediamo poco più indietro Purito Rodriguez lì nelle prime posizioni, c'è anche Pozzato ovviamente a dare una mano. Pozzato ha già lavorato anche nelle tappe scorse, soprattutto nelle prime rampe delle salite. E ancora i fuggitivi, 11 km dalla conclusione, tra poco inizierà anche la parte ufficiale della salita che è misurata in 10 km. Fofano aveva dato sempre una trentina di secondi, no, ecco qua arriva un nuovo aggiornamento, sì, una trentina, 28 secondi, si è avvicinato invece il gruppo a Fofano, ne ha recuperati una quindicina, quindi praticamente al comando Chop e Cherel, a 30 secondi Fofano, a 40, meno di 45 secondi il gruppo che ovviamente si sta sgranando in coda. Fa un po' specie vedere Igor Anton dietro, evidentemente proprio non sta bene, non ha trovato una giornata positiva, ma si sa che in bicicletta quando pedali per 200 km un minimo malessere fisico si ingigantisce, no? Con i chilometri da pedalare. Ormai inizia l'ultima salita, tratto decisivo dell'undicesima tappa della 65esima Vuelta a Spagna, da Villanova e la Geltrú ad Andorra, prima tappa che tocca i Pirenei, primo arrivo in salita e primo test vero per i corridori che ambiscono alla classifica generale. Al comando Chop e Cherel a una trentina di secondi scarsi, ormai il solitario Dimitri Fofano Vastana, gruppo a 40 secondi. Prendiamo immediatamente la Katiuscia che fa andatura sostenuta per e si riducono ancora le distanze, vedi ormai 22 secondi Fofano, recupera qualcosa ma il gruppo è subito dietro. La Katiuscia, come già fece in questa vuelta, fa vedere la stessa tattica, cioè aumenta l'andatura qui, fa andatura sostenuta, si cerca di mettere in difficoltà qui, c'è difficoltà a prendere le borracce, come vedi. Evidentemente il gruppo sta viaggiando ad andatura sostenuta perché di solito è molto morbido il gesto di prendere la borraccia. Probabilmente la Katiuscia cerca di fare un ritmo sostenuto tale che possa andare bene per il suo leader, in modo magari da non far partire subito magari delle fughe degli altri. Sì, perché attenti. Prima partono più rischiano di guadagnare. Esatto, loro cercano di tenere un ritmo che mantiene bene insomma il leader della Vuelta, cercando così di non far partire altri atleti, perché poi diventa veramente difficoltoso andare a inseguire tutti, insomma. Ricordiamo che oggi fa fresco nonostante la lingua fuori, ma questo è di stanchezza e anche di ironia di Cherel. 17 gradi all'arrivo, anche adesso saranno anche calate, sarà anche calata di un paio di gradi. Siamo in zona 1000 metri, 1000 qualcosa, l'arrivo è? L'arrivo esattamente a 1900 metri, siamo a 2000 metri. Sì, adesso ormai c'è una quindicina di gradi all'arrivo. Mancano più o meno 10 km, quindi saremo a 1200 metri, quindi è chiaro che la temperatura un po' si affievolisce, altrimenti se non si abbassa a queste altezze, poi ragazzi. Insomma. Eh sì, no, ma infatti è così. Vediamo intanto Fofano in solitario, mentre abbiamo visto in testa al gruppo, ora è il turno di lavorare per Alexander Kolobner, è terminato il lavoro di Johan Horrak, lo spagnolo del team Katiuscia. Ora tocca, tra poco toccherà Carpez, ormai insomma siamo abituati a vedere, c'è anche Pozzato là davanti, quindi tutti danno una mano, mentre qui vediamo invece Fofanov, che abbiamo già visto, ricordiamo 34enne kazako dell'Astana, in carriera ha vinto diverse corse, è stato campione nazionale del Kazakistan per ben 4 volte, poi qualche corsa, ma si parla del 96 negli Emirati Arabi Uniti, ha vinto una tappa al Giro del Delfinato, la corsa forse più una delle più prestigiose che ha vinto. Intanto raggiunge i fuggitivi e si forma il terzetto, ha vinto al Giro del Delfinato ma nel 2008 e alla Vuelta a Catalunya, ma si torna indietro al 2002. Dimitri Fofanov raggiunge i due francesi, Johan Chop, anzi lo svizzero Johan Chop e Michael Cherel. So che fa sempre piacere gli amici a casa sapere com'è la salita, come abbiamo detto più volte, lunga 10 km, l'arrivo è posto a 1900 metri, un dislivello di 655 metri con una pendenza media del 6,5% e una massima del 10%. La salita dura arriverà praticamente dopo 4 km e fino all'ultimo chilometro le pendenze sono sempre tra l'8 e il 9%, quindi al centro della salita è veramente la parte più difficoltosa che i corridori andranno affrontando. Arriviamo ancora al lavoro di Alexander Kolobnev con Joaquín Rodriguez, che si vede intanto perché è più piccolo di quelli che ci sono là davanti e poi ha la maglia rossa di leader, proprio il fisico da scalatore. Metteremo oggi alla prova anche Rodriguez su una
distanza di 10 km, perché le pendenze non sono così dure, quindi magari ci contraddirà, però noi normalmente abbiamo visto Rodriguez così come Anton, ma Anton è già dietro, intanto ripresi i fuggitivi. Kolobnev che riporta il gruppo, praticamente intanto ripreso il primo dei tre, ora succederà anche per gli altri, stessa cosa insomma. Comunque se Mencio vuole fare qualcosa deve portarsi in avanti, non può sempre aspettare l'ultimo chilometro non riesce a recuperare. Ma poi è un ternalotto se è l'ultimo chilometro, perché chi ha energia ti batte nell'ultimo chilometro. Lo scalatore alla Mencio deve partire prima, come è successo anche avendo visto la Rabobank davanti. Mi aspettavo insomma un forcing un po' più determinato, un po' più serio. Intanto il gruppo comincia a diminuire delle sue unità, e credo che man mano che si avvicina all'arrivo, secondo me gli atleti saranno ben pochi. Intanto tra pochissimo la fuga verrà neutralizzata e gruppo compatto. Sì, rimangono soltanto il kazako Fofonov e lo svizzero Johan Chop al comando, ma ormai si misura in metri a distanza, quindi insomma sorte segnata per questi due per il momento. Poi magari Fofonov riparte, però Fofonov assomiglia vagamente a Contador davanti il viso. Ma ci sono corridori che somaticamente, soprattutto con occhiali e casco, sì, non ciclisticamente, io ma ne ho 3-4 di coppie del genere che mi stai toccando nel vivo, perché ce ne sono 3-4 che istintivamente confondo e non ce n'è. Quando vai distinto spesso succede. Comunque vediamo il gruppo con Alexander Kolobnev, il campione nazionale russo, che avrete visto in Italia gareggiare mille volte, fu anche il primo vincitore dell'Eroica, Kolobnev, l'Eroica che poi si chiama Strade Bianche adesso, quella corsa fantastica che per professionisti da pochi anni, ma che esiste da sempre come corsa commemorativa, con corridori con abbigliamento e biciclette d'epoca sulle strade bianche da Gaiole in Chianti a Siena. Insomma. Beh, che ha fatto anche un bello spettacolo nel giro di quest'anno, insomma, qualche vittima l'ha fatta come tappa. Ah beh, no, ma assolutamente, infatti le strade, quelle strade sono state percorse nella tappa di Montalcino, che più che bianche erano un po' infangate. Però sono strade bianche, non chiamiamole sterrate perché ci tengono in senese a chiamarle strade bianche, e noi insomma cerchiamo di... Fu lui a vincere la prima edizione nel 2007, una cosa che ha sempre dato spettacolo. Un Kolobnev che non ha vinto tanto in effetti in carriera riguardo al valore effettivo, due volte campione nazionale russo, una nel 2004 e una quella che lo vede tuttora vestire la maglia, poi una vittoria alla Coppa Bartali nel 2003, Parigi-Nizza nel 2007, la tappa ovviamente. Qui vediamo ancora Dmitry Fofonov, Astana e Johan Chop, B-Box Quick Telecom sempre al comando, con Johan Chop che è in fuga da 150 km mentre Fofonov è scattato da pochi chilometri all'inseguimento dei fuggitivi, li ha raggiunti, ha ceduto Cerel che insomma aveva fatto vedere anche la telecamera che era particolarmente stanco, è stato ripreso. Intanto Alessandro ci scrive: vedendo l'altimetria mi rendo conto delle difficoltà dei corridori, visti i percorsi, la Vuelta e il Giro non sono più duri e interessanti del Tour de France. Io credo che il Tour de France non sia meno interessante, però a me piace di più il Giro e la Vuelta come tipo di terreni. Sì, come tipo a di terreni, è un parere personale. Il Tour de France è insomma per antonomasia quello più gettonato, quello che quello più importante, più anche importante economicamente. Intanto non perdiamo di vista naturalmente la realtà, ma in questo momento vengono ripresi anche Fofonov e Chop, attenzione, a 7 km dalla conclusione. Si parla di gruppo compatto, o quel che resta del gruppo. Naturalmente la Katiuscia tutta a lavorare per Joaquin Rodriguez, il leader. In questo momento le pendenze sono attorno al 7%, quindi la fatica comincia a far risentire, perché è vero che non è moltissimo il 7%, ma come hai ben detto tu più volte, quando la prendi di gran carriera si fa fatica. Assolutamente, ecco proprio inquadrato Purito Rodriguez con la sua maglia rossa, dietro di lui Vincenzo Nibali con Kreuziger ovviamente, che non ha più la maglia bianca, quindi non cercatelo con la maglia bianca. No, cercatelo insomma con Vincenzo Nibali, insomma è uno di quelli riconoscibili. Per fortuna non ci sono atleti simili così tanto, poi Nibali spesso si vede senza occhiali, quindi diventa molto più semplice poi andarlo a riconoscere. Nicolas Bogondi prova ad anticipare invece il gruppo, prova con questa azione personale in cui io personalmente non credo tantissimo, però fanno bene a provarci loro, perché chi crede nelle proprie possibilità se le deve giocare sempre, perché non puoi aspettare che ti regalino una chance i tuoi avversari. Vediamo il gruppo però sempre con la Katiuscia a lavorare, e anche con Pozzato soprattutto
andarsi a riportare, mentre termina il lavoro di Alexander Kolobnev, che quindi ora dovrà fare, non dovrà fare altro che andarsene all'arrivo senza accumulare possibilmente troppo ritardo, dopo essere stato molto utile alla propria squadra. Gli altri corridori che cedono man mano, probabilmente Pozzato ha messo il piede un po' sull'acceleratore perché si stanno staccando in parecchi atleti. Sì, poi sai, un po' è partito quello davanti, un po' dietro sembra in difficoltà, doppio lavoro in questo caso perché scremi in coda e vai anche a prendere il fuggitivo. Il fuggitivo è lì, ha guadagnato veramente poco Logotip, poco. Che è campione nazionale a cronometro, tra l'altro, di Francia quest'anno, ha vinto una tappa al criterio del Delfinato. Punta a fare una cronoscalata? Beh, intanto punta a provarci e fa bene, fa sempre piacere vedere chi si prova. Quindi qui le altezze sono serie? Sì, qui cominciano le pendenze vere, quelle conclusive. Nicola Bocconti, che è stato anche campione nazionale su strada in linea di Francia nel 2002, un atleta tra l'altro a Briançon, quindi sicuramente un campionato che aveva qualche pendenza al proprio interno. Bocconti, 33 anni. Scusami, ma io veramente non ho ben capito l'azione della Rabobank. Che sì, perché è, ha lavorato tutta la tappa e poi a inizio salita, quando ci aspettavamo insomma che facesse la tattica che sta facendo, in effetti invece la Katiusha, sono scomparsi tutti. Bisogna vedere se almeno uno, credo che ci sia, che dovrebbe essere Menchov naturalmente, no, quello fisicamente non è Menchov, sicuramente potrebbe essere Ten Dam dal fisico. Però delle o Nirman. Prime parti del gruppo... Attenzione perché Anton lo vedo pimpante, col 71, Igor Anton sta risalendo qualche posizione, sì, quindi era una scelta stare esatto, mancava ancora 12-13 km. E... Vincenzo Nibali seguito da Joaquín Rodríguez, qui è fondamentale seguire metro dopo metro perché è la fase decisiva, davanti a lui c'è Karpetz, davanti Kreuziger... Quédate. E abbiamo ancora ripreso in questo momento Bocconti. Ripreso Bocconti, ora si mette a lavorare la Sacco Beogalisa, che ci fa capire che evidentemente Mosquera sta bene, si è messo un compagno là davanti a tirare. Non è detto che possa fare qualcosa anche lì nella tappa di oggi, perché insomma sono salite che a lui vanno bene. Vediamo perché è un finale molto interessante. È interessante relativamente vedere in coda, Zabriskie non è così fondamentale, ci interessa vedere questa, la testa del gruppo. Dove intanto questo ritmo fa male perché sono tutti in fila. Questo quando... è un ritmo forsennato e sono rimasti in pochi, decisamente in pochi nel gruppo là davanti. Vediamo lavorare ancora col dorsale 218 Gonzalo Rabunal, che l'altro giorno in fuga ha fatto un buon piazzamento, alla fine non ha vinto. Ovviamente lavora per Ezequiel Mosquera, ora si sposta. Abbiamo Kreuziger che però sembra spostarsi subito. Attenzione perché Menchov è segnalato in coda a questo gruppo, quindi qui si spiega forse perché non vediamo, lo vediamo proprio, ecco, col 157 lo vediamo davanti a questo gruppetto di corridori. Bene, Menchov, Questa invece è Nocentini che ci auguriamo riprenda quanto prima la sua condizione. Lui non è un scalatore puro, per carità, non è che oggi debba andare a vincere, però lo vediamo brillante. Nocentini al dorsale 17, ovviamente si è staccato anche di tanto Menchov. Sì, perché ha perso contatto dal gruppo, quindi insomma la Rabobank ha lavorato tutto il giorno, ma evidentemente Menchov l'altro giorno non era solo la caduta, qualcuno faceva questa illazione. Noi ovviamente nel momento in cui Menchov dice che era per la caduta dobbiamo credergli fino a prova contraria. Oggi ci dimostra che forse non era solo quella. Karpetz allunga a meno di 5 km dall'arrivo. E gli allunghi di Karpetz fanno sempre male, sia in pianura che in salita. È un uomo veramente che quando si mette a pedalare sul serio fa male. E secondo me, vedi, anche questa tappa di oggi, siccome si sta sgranando molto il gruppo, io credo che molti, alla fine, vedendo che tanti si staccano, più che attaccarsi l'un l'altro, comincino a dire, diventiamo meno in quelli che possono puntare alla classifica. Intanto Marzio Bruseghin, la progressione del trevigiano, della Caisse d'Epargne, ci fa piacere rivedere Bruseghin protagonista in questa Vuelta, comunque sempre nella prima parte del gruppo, Marzio Bruseghin. Ora però sembra esserci uno scatto, attenzione che è probabilmente proprio forse Mosquera. Sembra di sì. E con Joaquín Rodríguez che lo segue infatti a ruota, non gli dà un metro. Joaquín Rodríguez immediatamente attaccato allo scatto, non si fida del proprio connazionale Ezequiel Mosquera, sempre Nibali protagonista alla Vuelta subito. E Nibali che ne approfitta. Non vorrei dire, ma con una facilità non è mai bello da dire, ma con una grande classe, ecco, bravo, hai trovato il termine perfetto, con una grande classe si è riportato seduto e composto
alla ruota di Joaquín Rodríguez, si forma un terzetto questa volta importante, Ezequiel Mosquera, che... Joaquín Rodríguez e Vincenzo Nibali. È un terzetto che può anche arrivare questo, perché dietro se chiaramente... non possono arrivare loro, io direi che non può arrivare nessuno, sono tre grandi nomi. Dietro non ci sono le squadre che lavorano, deve uscire qualcuno in prima persona e andarli a prendere. È fondamentale la tappa di oggi proprio per le difficoltà. Frank Schleck non pervenuto neanche oggi, Igor Anton, tenta di rientrare, che forse ha perso il momento giusto e sta cercando di rientrare. Era un po' troppo indietro Igor Anton, ha corso un po' alla Sastre oggi. Sì, ha scelto di stare in coda al gruppo, però poi ha recuperato, intanto nulla da fare anche per Pujol, vediamo Sastre ha i suoi problemi per non perdere terreno, poi vediamo anche Tom Daniel sempre molto bene qui, Frank Schleck che... con Igor Anton, quindi scusa, avevo detto non pervenuto, meno male che ha battuto un colpo Frank Schleck, è la prima volta che vediamo Frank Schleck, che però no, sugli scatti non tiene Anton, però sulla regolarità potrebbe anche rientrare sul golfetto di testa. Quando Anton scatta così, Schleck secondo me fa anche bene, perché fisicamente sono due corridori diversi. Mi sa che più che andare del proprio passo, credo che abbia accusato notevolmente questa accelerazione e questo ritmo di questi tre fantastici atleti davanti qua. Ezequiel Mosquera quindi è stato il primo ad attaccare, atleta 35enne, 19 novembre 75, compirà 35 anni, spagnolo, 1,77 m, questa stagione per lui non ci sono state vittorie, però ha tanti piazzamenti, secondo nella classifica generale della Vuelta a Burgos, vediamo Vincenzo Nibali insieme invece con la solita eleganza in bicicletta che non fa prendere un metro a Joaquín Rodríguez, non lo molla, attenzione perché questi scatti continui sono proprio quelli fatti per i Rodríguez e i Mosquera, mentre Nibali non è proprio uno scattista di caratteristica. Nibali è un passista, ottimo scalatore. Probabilmente sta molto molto bene, riesce comunque a... Il fatto che stia in terza ruota è positivo perché non si mette davanti a strappare anche lui. Lui non molla probabilmente perché vuole attaccare. Se attacca, Nibali attacca una volta sola nel momento in cui vede gli altri due in difficoltà. Questa è una mia impressione. Io non vorrei dire una stupidata, ma secondo me la tappa buona per Nibali sarà la cronometro. Beh, senz'altro, ma insomma non disdegniamo anche intanto Purito Rodríguez che sta trovando una bellissima annata, ricordiamolo, l'ex campione nazionale spagnolo ha vinto due volte su due a Montelupone, dove c'è il famoso muro gemellato con il muro di Wii, quindi competenze del 22-23%, due edizioni della Tirreno Adriatico, due vittorie di Rodríguez, ha vinto, si sta comportando molto bene, ha preso la maglia, intanto Frank Schleck invece ha provato a tenere il ritmo di Anton, ma credo proprio che neanche Frank Schleck abbia una condizione fra poco sufficiente per battagliare con i veri protagonisti di questa Vuelta fino a questo momento, che sono per inciso Vincenzo Nibali, sicuramente Igor Anton si è aggregato al gruppetto Mosquera e poi Joaquín Rodríguez, ecco, che però attenzione, anche Rodríguez vedi che sulla distanza non tiene, lo avevamo detto, Rodríguez è forte ma non sulle lunghe distanze, invece Anton dimostra di averne ancora, era stato in coda al gruppo, allora va all'inseguimento di Mosquera e Nibali. Rodríguez è sulle lunghe distanze, sui lunghi chilometraggi in salita, Rodríguez trova il terreno sfavorevole. Nibali e Igor Anton oggi si giocano la maglia da leader. Sì, beh, decisamente. Anche Mosquera un po' più lontano, 1:20, quindi... Sì, certo, Mosquera è più indietro, Nibali ha 4 secondi, sono diventati 4 ieri dopo lo scatto, mentre Igor Anton ha 2 secondi dalla maglia rossa, quindi... Tutti hanno da guadagnare molto da questa azione, Igor Anton, però non è semplice rientrare, attenzione perché si è perso tantissimo, Rodríguez si è un po' piantato, come si dice. 3 all'arrivo, Ezequiel Mosquera, Sacco Veo Galizia, Vincenzo Nibali in testa. Vincenzo sempre seduto, intanto invece Joaquín Rodríguez, vedi, in questo momento sta accusando e deve dire probabilmente... Con questa situazione addio alla maglia rossa che ha indossato solo per una giornata per l'ingresso di trionfale praticamente adesso, in Catalogna, ed ora Marco Bruseghin che si stacca un pochettino, però adesso ci sono due tratti dove le pendenze sono un po' più dolci e Nibali potrebbe rientrare. Intanto Ezequiel Mosquera è in grande giornata, lo aveva detto, questo attacco dichiarato dall'inizio, ma quando sei superiore su un terreno non c'è nulla da fare, lo sanno tutti, ma intanto tu te ne vai. Ezequiel Mosquera è il primo ad attaccare e al momento sta bene, Nibali probabilmente non vuole forzare perché non può rischiare di saltare, a lui già l'arrivare davanti ad Anton e a Rodríguez vorrebbe dire maglia, quindi Nibali che sì, se dovesse seguire gli strappi continui di Mosquera rischia solo di fare la fine degli altri. Sì, adesso è in coppia con Anton e probabilmente andranno su del proprio passo. A meno che Anton non se ne vada su da solo, però vedi che Nibali vede Anton, si rende conto che Anton per la classifica
è un po' più importante di Moschella oggi, infatti sembra reagire, vedi che prova, però sempre con regolarità, mai a strappi, non è nelle sue caratteristiche scattare in salita. No, assolutamente no. Accelerare, progredire in salita sì, ma non lo scatto per Vincenzo Nibali. Tanto Ezequiel Moschera respira in questo tratto che ci avevi pronunciato tu, dove si spiana leggermente, ma poi si ricomincia a fare fatica. Sì, c'è un tratto al 9%, poi c'è un pezzetto al 3%, lì potrebbe essere ancora buona per ricucire. Il pezzo al 3% poi... è un chilometro, all'ultimo chilometro, sì, praticamente. E poi dopo. L'arrivo è al 5%, quindi non è così duro. Intanto Rodriguez rischia di subire una punizione alzato un po' troppo severa perché ha chiesto troppo alle proprie gambe e in questo caso la strada non ti perdona. Anche Nibali sta accusando un po'. Nibali sì, sembra appesantita la sua azione, evidentemente la distanza della salita, chi lo sa. È un Nibali che però io credo che sia molto intelligente come corridore, quindi se ha tenuto questa andatura è proprio perché ha le proprie ragioni, non è che non è in grado, non vuole saltare Nibali, non vuole fare la fine di Joaquín Rodríguez. Rodríguez credo che conosca questo arrivo molto bene, nonostante questo guarda quanto sta perdendo, quindi se vuoi inseguire subito hai tutto da perdere. Nibali non ha tutto da perdere, cioè ha troppo da perdere, visto che come messo in classifica generale, quindi deve tenere a distanza di sicurezza quelli davanti, ma non per forza andarli a prendere. No, no, assolutamente. 2 chilometri alla conclusione per Ezequiel Moschera, ricordiamo 35 anni il prossimo novembre, atleta che quest'anno dicevamo secondo nella classifica generale alla Vuelta Burgos, ha vinto la Vuelta, è stato quinto alla Vuelta Madrid, non ha vinto corse quest'anno. Sta salendo col 53, eh? Quindi ottima potenza, ottimo ritmo per lui. 7 secondi il suo vantaggio su Igor Antón, Ezequiel Moschera che non ha vinto tanto, però è sempre protagonista. È sempre protagonista, è sempre in lotta. Ezequiel Moschera potrebbe andare a vincere la sua prima tappa, incredibile, la Vuelta a Spagna, nonostante sia sempre protagonista assoluto anche in classifica generale. Intanto Igor Antón si sta riavvicinando. Attenzione, un Igor Antón. Questo qui è il tratto al 3%. Questo è, sì, e ne sta approfittando molto bene l'atleta della squadra basca, anche perché Igor Antón era considerato praticamente tipo Rodríguez. No, no, ma Antón era in coda al gruppo all'inizio della salita, ma era un in coda al gruppo, non che si stava staccando, era in coda al gruppo perché ha fatto l'inizio in coda al gruppo, che non era numeroso, ma era lui in sì. coda al gruppo è meno 15, poi piano piano si è portato avanti, è salito piano piano anche sì. perché era una salita dove si stava bene a ruota lì. Igor Antón intanto dimostra veramente di aver scelto la tattica in maniera perfetta, in coda al gruppo inizio salita, non ha inseguito subito, però poi si è riportato sui fuggitivi, sapeva evidentemente chi era il più pericoloso. Moschera era uno dei favoriti assoluti di questa giornata, uno dei dichiarati, tra l'altro Nibali ha detto sono convinto che la Sacco Pergolizia farà la corsa per Moschera, però attenzione perché Igor Antón ci stupisce in positivo perché ce l'aspettavamo simile a Rodríguez. La maglia. Beh, ora come ora è ora come alla ora grande sua. maglia rossa virtuale. Non si vede dov'è Nibali. Perché... nei confronti di Rodríguez tantissimo, ma lui anche arrivando insieme a Nibali prende la maglia a 2 secondi. In meno in classifica generale. Moschera raggiunto da un eccellente Igor Antón. Eccellente il recupero, attenzione perché Moschera se è stato ripreso così potrebbe anche pagare, perché per staccare Nibali, prima Rodríguez e poi Nibali è scattato tante volte, però vedo che si rialza sui pedali, quindi evidentemente Moschera ne ha ancora, ma ne ha ancora anche Igor Antón, molto leggero sulla pedalata. Ed ecco Nibali che è stato raggiunto anche da... giunto e superato, temo, da un corridore, solo che lo vediamo un po' lontano. Sembra un corridore della Cervelloni, però non sono sicuro. Igor Antón, attenzione, Igor Antón addirittura se ne va troppo facilmente, addirittura se ne va. Ultimo chilometro e siamo all'ultimo chilometro con un Igor Antón che stupisce in positivo per una grande giornata anche su una salita che era considerata troppo lunga. Ultimo chilometro per Igor Antón, inizia anche a piovere. Igor Antón con Moschera che deve resistere, ma secondo me Antón si è tenuto le forze, ha una gestione di gara perfetta. Moschera non si aspettava di avere un Antón così, perché non avrebbe dovuto forzare se non fosse stato per Antón, ma Antón c'è e come, è dall'inizio della Vuelta, ecco, che c'è. Era un uomo Cervelo, quello che ha ripreso e staccato Vincenzo Nibali. Sì, è Xavier Tondo, è evidentemente Xavier Tondo, inconfondibilmente il profilo di Xavier Tondo, l'esperto atleta che ieri è passato da casa da Vals nella provincia di Tarragona, è stato festeggiato e oggi evidentemente ha trovato una buona giornata, uno Xavier Tondo un po' anonimo negli ultimi grandi giri che ha disputato quest'anno sicuramente, però uno Xavier Tondo che vedo molto, molto solido.
Sì, Anton guadagna 11 secondi da Nibali, che non è grave, non è grave, perché potrebbe essere la giornata storta, potrebbe essere gli scatti a corrisposta. Ecco Savie Tondo che sta per raggiungere Ezequiel Mosquera, ma Anton è lì, attenzione a Tondo perché oggi Tondo potrebbe fare la sorpresa, grande tappa, imprevedibile. Ormai manca veramente poco. Manca veramente poco, però sì. Intanto Mosquera, Anton, Nibali va a regolare, è quello che deve fare, perché non se non sei in grado di rispondere agli scatti non devi perdere terreno, però vedo un Nibali ancora forte, ancora sì, gagliardo. Forse ha accusato un po' le accelerazioni e i violenti scatti di Mosquera, ha voluto magari rimanere lì, probabilmente un piccolo errore tattico che poteva salire veramente subito del proprio passo. Però insomma comunque se ne è accorto quanto prima, non ha più risposto dopo un po' e sta andando su regolare. Igor Anton ha un buon vantaggio, manca poco ma è in salita, sempre di più, ora c'è un leggero tratto al 3% in cui Anton vedi che accelera clamorosamente per quella che sembra essere la sua seconda vittoria di tappa. Vediamo Ezequiel Mosquera che prova di tutto, ma ormai a 100 metri Igor Anton, attenzione Igor Anton, dopo la vittoria a Charles de Cathy, dopo il muro splendido, Igor Anton, un Igor Anton che dicevamo non è abbastanza forte per le salite lunghe, balle. Igor Anton vince l'undicesima tappa, seconda vittoria di tappa, secondo Ezequiel Mosquera, ora dovrebbe arrivare, eccolo qua, Savie Tondo. Vediamo Vincenzo Nibali, sono trascorsi 11 secondi dal passaggio di Anton, altri due corridori, mi sembra Brusechin, ma adesso non si vede bene. Nibali ha perso una ventina di secondi, poco più. Vincenzo Nibali che ha dovuto tenere duro, sì, 22 secondi, poi arriva anche Schleck e arriva Moncoutier con la sua maglia a pois. Igor Anton bissa la vittoria di Charles de Cathy, beh, due vittorie importanti. Charles de Cathy era quel muro che sembrava veramente Wii o Montelupone col 23%, un attacco secco, e lì era breve la salita. Igor Anton dimostra di essere in condizione eccellente anche su una salita di 10 km, quindi lui dice che le corse a tappe non le sa vincere, neanche quelle brevi. Oggi è un Igor Anton che è potenzialmente in grado di battagliare per la classifica generale. Qui Luis Leon Sanchez con Joaquín Rodriguez e Vladimir Karpetz. Oggi Nibali un po' appannato sul tratto finale della salita. Controlla subito il cronometro, hai visto Rodriguez? Sì, evidentemente è proprio rispondere agli scatti che non... Oppure semplicemente una giornata non perfetta. Potrebbe essere arrivato anche Kasheskin per la Lampre Farnese. Igor Anton, seconda vittoria per lui di tappa in questa edizione dopo Charles de Cathy. Grande prestazione, sicuramente una salita disputata in maniera eccellente, grande grinta. Inizialmente Anton non ha risposto subito allo scatto di Mosquera, ha lasciato che si scannassero in senso sportivo Mosquera e Rodriguez e Nibali, e poi a un certo punto si è portato in testa e se n'è andato dopo che aver fatto scattare Mosquera tante volte. Quindi un Anton anche dal punto di vista tattico perfetto, veramente sì. Oggi ha dimostrato di essere un forte forte corridore anche sulle salite lunghe, e secondo me piano piano si convincerà anche lui di essere competitivo per una corsa a tappe. Beh, ha ceduto la maglia rossa per un giorno solo, l'ha ripresa immediatamente con una splendida vittoria di tappa. Sì, l'ha persa quasi a trabocchetto ieri. Sì, beh, per gli abbuoni. Magari non se l'aspettava nemmeno che facesse la volata, e quindi non so, l'ha presa un po' così. Comunque Igor Anton va a conquistare la sua quarta vittoria stagionale davanti a Ezequiel Mosquera, Savie Tondo, poi Uran, secondi. Era Uran il corridore della Caisse d'Epargne, però mi sembrava di aver visto anche Brusechin, erano in due quantomeno, qui ne segnano uno, comunque mi sarò sbagliato. Nibali, Schleck, Moncoutier, Inigo Cuesta e via tutti gli altri. Erano due davanti a Nibali, io ne ho visti due. Beh, chiaramente. Tom Danielson, un'altra buona tappa, Peter Velitz per l'HTC Columbia, Nicolas Roche, 13esimo, 51 secondi, sempre lì. Non male, anche perché è stata una salita fatta veramente con grande intensità. Carpe, Sanchez, Rodriguez, Kasheskin che avevamo visto per la Lampre Farnese. Dicevamo quarta vittoria stagionale per Igor Anton, che guadagna nuovamente la maglia rossa, con Nibali che ora è seconda a 45 secondi. Savie Tondo risale in classifica con l'arrivo di oggi, poi Rodriguez, Mosquera, anche lui si avvicina, no, non si avvicina sicuramente ad Igor Anton, ma comunque in quanta posizione recupera, poi Plaza, Uran, Nicolas Roche e Schleck.
vediamo un po' di immagini del pubblico, messo anche un proprio uomo forte, secondo ne approfitto.